Bene signore, in questo video invece andiamo a vedere un altro argomento, quindi un argomento che riguarda l'uomo che sparisce, ok? Quindi sparisce dal chiederti cose, sparisce dall'appuntamento. Allora, leggiamo questa domanda. Prima chiudiamo questo rumore del cazzo di fondo, può dare fastidio. And let's go. Allora, c'è. Ciao Fede, sto frequentando un ragazzo da un mese. Nelle ultime 2 settimane siamo usciti 3 volte, tutte e 3 le volte chiesto da lui. Ottimo, dice, durante l'ultima mi ha fatto conoscere i suoi migliori amici. Bene, ottimo, ottimo. Anche se all'inizio è veloce, ok? Perché un uomo che ti fa conoscere i suoi amici, diciamo immediatamente, non è proprio il massimo della vita, però vediamo. Diciamo che dovrebbe esserci una tempistica, qualche mese. Poi mi ha proposto di fare aperitivo e ho accettato, siamo stati bene e dopo ho potuto stare al telefono con me finché non sono arrivato a casa, molto carino e premuroso. A parte l'ultima uscita, le due precedenti era venuto lui nella mia zona, abbiamo fatto un trekking, un'uscita alternativa molto bella, ottimo. Dice, nelle ultime 2 settimane ci sentivamo tutti i giorni su WhatsApp, mi cercava lui, era notte di Capodanno, dopo la serata si è sbattuto per venire da me dalla parte opposta. Non c'è stato nulla se non qualche intimido abbraccio e baci sulle guance. Quando è uscito il discorso, mi ha detto che gli ho fatto una bella impressione e che avrebbe voluto continuare a uscire per conoscermi meglio. 3 giorni fa mi scrive sempre lui per chiedermi se il giorno dopo avessi programmi. Si ricordava che avevo il giorno di riposo e alla mia risposta, per il momento non ho ancora programmi. Tu non ho più risposto, sparito da 3 giorni. Mi guarda le storie e mette like. Allora, quando un uomo non ti risponde, tu gli fai una domanda. Gli vuoi mandare 3 punti di domanda, ok? La strategia quando un uomo non ti risponde al messaggio è mandargli 3 punti di domanda o quindi hai rinunciato a rispondere, punto di domanda. Queste sono 2 tecniche semplici che puoi usare nei messaggi quando hai fatto una domanda a un uomo e questo non ti ha risposto. Io non gli ho più scritto nulla e non lo cerco, è sbagliato perché tu hai fatto una domanda. Immagina se tu parlassi con un'amica. Questa amica sparisce e non ti risponde più. In quel caso tu gli faresti 3 punti di domanda e gli chiederesti io allora, punto di domanda. Sono molto serena e continuo la mia vita. Non riesco a capire il motivo di questo comportamento e per me è una mancanza di rispetto. Fottitene. Fottitene e fottitene della mancanza di rispetto. Pensa solo a quello che è il tuo ritorno. Cosa vuoi nella vita? Vuoi che questa persona risponda e magari riorganizzare un appuntamento e parlarne? Ottimo. Magari gli puoi dire, sai, perdi punti quando non rispondi ai messaggi, quando lo vedi di persona. Fottitene dell'orgoglio, l'orgoglio ti distrugge la vita sentimentale. Vorrei sapere da te come comportarmi, te l'ho detto. Dice, visto l'ultimo messaggio mio, soprattutto hai visto che termina una domanda, non credo di scrivere io. Sì, guarda di sistema messaggi, ok? Quindi sei nel club riservato, chi è nel club riservato ha accesso a tutti i corsi, guarda di sistema messaggi. Potrebbe essere un suo test per vedere se lo cerco io. Nell'approccio nei miei confronti lo vedo molto rigido, non si avvicina, non ti ha baciato, non ha provato a baciarti, non è un buon segno. Tuttavia, vuoi vedere se lui continua a stare per molti più appuntamenti. Puoi esporti massimo 2 volte e chiedergli di uscire 2 volte di fila, poi lascia che sia lui a fare il resto. Se non si spinge oltre, vuol dire che se vede che tu non gliela dai, non va. Ok? Quindi non va oltre. E va bene perché significa che voleva solo scopare. Mi sembrava un po' a disagio nell'approccio nei miei confronti, ma quando gliel'ho fatto notare mi ha detto che assolutamente non è così, anzi avrebbe voluto avvicinarsi di più. Cosa mi consigli di fare? Cosa dovrei scrivergli nel caso rispuntasse questo che ti ho appena detto? Ometti il fatto che lui è sparito, quando vedi la persona ovviamente gli dici sai non mi piace molto lo stile dove non rispondi ai messaggi, in quel caso perdi punti, quindi so che puoi fare di meglio. Questa frase detta di persona ti può consentire di riuscire a far capire all'altro che cosa che vuoi e come vuoi che si comporti nei tuoi confronti. Cioè, un messaggio da parte di un uomo è un messaggio funzionale quando lui ti chiede di uscire e se non ti chiede di uscire tu ti puoi esporre prima, seconda volta e non oltre, ok? Quindi a chiedergli di uscire. Adesso per esempio ti stai esponendo in questo caso, lo rifarai la prossima volta. Che succede se lui non prende la palla al balzo e non inizia a essere presente nella tua vita e magari vedi che ti ghosta di nuovo? Succede che non gliene frega un cazzo, quindi succede che tu devi leggere fra le righe. Ieri parlavo in consulenza, cioè nel senso, in consulting dicevo, l'importante è che leggi fra le righe di quelli che sono gli atteggiamenti nella chat e nei messaggi, non il contrario. Cioè non aspettare una risposta diretta verbale, ma aspetta di capire.
nella risposta o verbale o non verbale. Cioè, se uno non mi risponde dopo che io ho strecciato, quindi mi sono esposto 2 volte di fila, devo leggere fra le righe. E fra le righe cosa leggo? Fottine. Questo leggo, lo so che è un po' duro, però leggo strafottenza, leggo non mi interessa. E perché non gli interessa? Perché forse voleva solo scopare, ok? Il fatto che tu magari non ci sei stata e lui era rigido, forse è abituato a donne che si avvicinano a lui. Beh, allora non fa il caso tuo. Ci sono diversi fattori e diverse variabili che puoi tenere in considerazione, ma la solfa non cambia. Cioè, le variabili di analisi nei confronti di una persona possono essere molteplici. Ma alla fine dei conti, il tuo tratto, i tuoi comportamenti e le metodologie che puoi applicare dalla tua non cambiano, ok? Rimangono sempre uguali. Quindi mi raccomando, basati su questo stile e cerca di far sì che la persona in questione sia una persona che non ha accesso facilmente alla tua sessualità, anche quando poi vai all'appuntamento. Sii paziente, non lasciarti andare quando non ti senti pronta e lascia che sia lui a fare il grosso del lavoro. Ok, quindi grazie per essere nel club, grazie perché hai visto il video. In descrizione, se è ancora attivo, qualcuno potrebbe trovare l'accesso al club riservato, quindi trovate tutto qua sotto in descrizione e noi ci sentiamo al prossimo.